Lunedì 29 marzo. Luca 21, 34, 36. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli: «State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». Siamo all'inizio della Settimana Santa, della settimana autentica, come la chiama la tradizione ambrosiana, e il Vangelo ci consegna parole di grande importanza. Vogliamo seguire Gesù nel suo cammino della passione, morte e resurrezione? Vogliamo stare dietro a Lui senza scandalizzarci e senza scappare? Cosa dobbiamo fare? Quello che Gesù ci dice: state attenti a voi stessi. State attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano. I nostri cuori sono spesso invasi da tante cose, ci sono anche preoccupazioni più che lecite, ci sono tante fatiche, ci sono tanti pesi che ci invadono. E di fronte a questi pesi il Signore ci dice: state attenti a voi stessi. E poi continua: vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a ciò che sta per accadere e di stare in piedi davanti al Figlio dell'uomo. Sembra un annuncio impossibile. Come possiamo vegliare in ogni momento? Come possiamo pregare sempre? Possiamo pregare sempre non nel senso che ripetiamo formule, che continuamente con la nostra bocca diciamo parole di preghiera, anche perché la nostra vita ci chiede di fare tante altre cose. Possiamo invece vegliare e pregare restando sempre con la nostra mente nel Signore, anche mentre siamo in difficoltà, anche mentre siamo presi da preoccupazioni, restare attaccati a Lui. Vivere quella che un grande padre della Chiesa, San Basilio, diceva l'attenzione costante, il restare sempre attaccati al Signore. Se facciamo questo, se siamo attenti, se vegliamo, cioè teniamo desta e lucida la nostra mente, il nostro cuore, potremo seguire il Signore in questa settimana autentica, in questa settimana santa. Certamente non sarà facile, certamente vedremo in alcuni momenti di fronte a noi qualche cosa che ci impaurisce, che ci porta a sfuggire, ma se perseveriamo con Lui, dietro a Lui, Lui ci porterà dove anche noi non vogliamo andare. Il Signore è la fede compiuta, colui che porta a compimento la nostra fiducia vacillante. Ci chiede solo di stare attaccati a Lui.